Capodanno si avvicina, ma lo zampone non tutti lo mangiano soltanto durante le feste natalizie, bensì accompagnato con fagioli, purè ed altro, molti lo preferiscono durante tutto il corso dell'anno. Ci troviamo sempre di fronte alla scelta tra zampone e cotechino, sappiate bene, ve lo dico adesso se non lo sapete già, che sono la stessa cosa, con la differenza che il cotechino è chiuso nel budello, mentre la carne, e parliamo di carne di maiale insaporita con spezie e un po' di grasso, quindi viene chiusa nel caso dello zampone in una vera e propria zampa di maiale. Si dice che chi si racconta, si narra questa leggenda, che si stava preparando, qualcuno stesse preparando il cotechino, in mancanza del budello preferì prendere, ovviamente, svuotò una zampa di maiale, si preferisce prendere la zampa anteriore, svuotò la zampa di maiale, la pulì per bene, probabilmente la fece bollire, oggi la si sterilizza, e la riempì con questa carne. Andiamo a vedere subito come preparare, perché è molto molto semplice, velocemente lo zampone accompagnato dalle classiche solite lenticchie portafortuna di Capodanno. Iniziamo con la preparazione delle lenticchie. Vi ricordo sempre che se le lenticchie non sono precotte, quindi quelle in scatola, o in vetro, bisogna metterle a bagno la sera prima. Ripeto, quindi se vi trovate di fronte a lenticchie essiccate, come nel mio caso, bisogna metterle a bagno la sera prima. Iniziamo a tagliare l'aglio. Lo potete lasciare intero oppure tagliare a pezzetti. A me piace, quindi lo taglio a pezzetti. Pulita la carota, andiamo a tagliare a tocchetti. Tagliata la carota, andiamo a tagliare finemente un po' di prezzemolo. Tagliato il prezzemolo, alla stessa maniera tagliamo il sedano. Se poi volete toglierlo, magari potete lasciare qualche gambo intero, le foglie magari le tagliate, così lo si rimuove con più facilità. Io faccio proprio così. Tagliato il sedano, tagliamo finemente la cipolla. Tagliata finemente anche la cipolla, ci spostiamo sui fornelli. In un tegame capiente mettiamo 4-5 cucchiai di olio extravergine di oliva, aggiungiamo tutte le verdure tagliate. Aggiungiamo un pizzico di sale e a fiamma molto lenta le facciamo rosolare per 4-5 minuti. Passati 4-5 minuti, alziamo un po' la fiamma e mettiamo le lenticchie che avevo, ripeto, messo a bagno ieri sera e che ho scolato e risciacquato ancora una volta. Le facciamo insaporire, non le fate attaccare, mi raccomando, per un paio di minuti a fiamma vivace. Insaporite le lenticchie per qualche minuto, andiamo ad aggiungere dell'acqua. Solitamente io ne metto circa mezzo litro per ogni 100-150 grammi di lenticchie. Copro con il coperchio e lascio cuocere a fiamma medio-alta per 40 minuti. Messe a cuocere le lenticchie, possiamo continuare con lo zampone. Ho letto le istruzioni e dice che deve cuocere 25 minuti, per cui lo mettiamo in acqua fredda, in questa pentola capiente, lo copriamo completamente di acqua e dal momento in cui l'acqua arriverà a bollore lo faremo cuocere per 25 minuti. Passati 25 minuti, il nostro zampone dovrebbe essere pronto. Adesso dobbiamo fare un'operazione veloce, cioè lo togliamo dall'acqua. Guardate, l'acqua già sta cambiando colore perché chiaramente dobbiamo far scorrere tutto il liquido, tutto il grasso contenuto all'interno dell'involucro. Eccolo qui. Togliamo la cotenna. L'ho divisa in due perché non c'entrava sul tagliere. E pulito per bene, lo andiamo ad affettare a fettine spesse circa
centimetro e mezzo. Ovviamente lo affettiamo ad occhio. Una volta affettato tutto, ci spostiamo in padella, accendiamo la fiamma e andiamo ad aggiungere le fettine di zampone che faremo rosolare per circa 2 minuti e mezzo per lato. Girate tutte le fettine, le facciamo rosolare per altri 2 minuti e mezzo anche sull'altro lato. Abbassiamo un po' la fiamma e andiamo a coprire, passati 2 minuti e mezzo, con le lenticchie. Se sono un po' brodose, ancora meglio. Coperte le fettine di zampone, alziamo la fiamma e facciamo insaporire e asciugare le lenticchie per circa 10-15 minuti. Ecco qua, passato un quarto d'ora, spegniamo e andiamo ad impiattare. Messo in una bella zuppiera, lo andremo a servire. Ho ospiti, quindi non lo assaggio con voi, ma dal profumo, non vi dico, anche le lenticchie profumatissime. Se state vedendo questo video a fine anno, io vi faccio i miei auguri di buon anno. Se lo state vedendo durante un altro periodo, io vi saluto semplicemente. Vi invito a provare questa meravigliosa ricetta dello zampone con la zuppa di lenticchie, fatta così, con tanti aromi, il prezzemolo, il sedano, l'aglio e via dicendo. Ciao a tutti, fatemi sapere, sarei curioso di conoscere le vostre ricette alternative con lo zampone, quindi commentate. Se il video vi è piaciuto, lasciate un bel like, condividetelo ed iscrivetevi al canale. Ciao a tutti e buon appetito!